Raffaele Masto, buongiorno Africa, tra capitali cinesi e nuova società civile. Raccontaci cosa vuol dire questo buongiorno Africa. Buongiorno Africa, è intanto un richiamare il fatto che l'Africa non è solo quella degli stereotipi. Stereotipo dei nostri tempi è che ormai sembra che in Africa ci siano solo cinesi, non è così. Le vecchie potenze coloniali non sono affatto andate via e in più in Africa c'è un grosso intervento adesso di quelle che sono le potenze emergenti: Brasile, Australia, Sudafrica, India, Russia e naturalmente anche i cinesi. Quindi una situazione molto più complicata rispetto al passato, di grande confusione che non ha ancora trovato un suo equilibrio, e la ricerca di questo equilibrio molte volte è la causa delle guerre. E in questo contesto una società civile, appunto, Buongiorno Africa, un buongiorno dedicato a loro, una società civile vivace, attenta, che conosce, che capisce, che ha piena consapevolezza di quello che accade, ma che ha pochi mezzi. E soprattutto vive in paesi dove non può praticamente esprimersi. Noi pensiamo sempre che l'Africa sia ai margini, e lo è sicuramente ai margini del mercato, però l'Africa ha smentito tutti. 30 anni fa, 20 anni fa, quando arrivò l'AIDS, tutti i migliori scienziati dissero che l'Africa si sarebbe spopolata perché il virus avrebbe invertito il segno demografico di questo continente. Bene, l'Africa da allora è aumentata di circa 200 milioni di abitanti. E certamente è un esempio biologico, ma io lo trasferisco volentieri sul sociale perché quest'Africa, che per esempio nelle baraccopoli sa costruire reti di solidarietà, e riesce a sopravvivere nonostante i grandi organismi sovraeconomici mondiali, tipo la Banca Mondiale, dicono che il reddito pro capite giornaliero di un abitante di una baraccopoli africana è di meno di $1 al giorno. In pratica la Banca Mondiale ci sta dicendo che è morto. Non è vero, vive, sono milioni e vivono probabilmente in un circuito economico parallelo che noi non conosciamo e sul quale non riusciamo a incidere. Prima o poi questi incideranno su di noi. Spesso in queste storie ti accompagna quello che in gergo si chiama un fixer, un uomo di fiducia, che tu però cerchi e riesci a umanizzare. Questa forse è anche una caratteristica interessante per il lettore, e cioè il giornalista che va a raccontare con le sue lenti, che sono le lenti anche se da africanista di chi vive nell'Occidente, poi si appoggia a una visione spesso rivelatrice da parte di chi accompagna. Un accompagnatore locale è il segreto di ogni buon giornalista e spesso io trovo dei personaggi strepitosi. Sono personaggi che mi raccontano la situazione, che si affezionano, che hanno molta più voglia di conoscermi loro di quanta ne abbia io che faccio questo mestiere. E questo spiega anche e dà la misura e lo spessore di questa società civile che ha voglia di vivere. Mi ricordo una volta in Congo, era una situazione di grande tensione, c'era in corso quasi una guerra civile, il tipo che mi accompagnava, era un certo Joseph, mi disse: andiamo al Parlamento in piedi, in una città abbastanza surreale, Kinshasa. Lui mi portò in questo luogo abbastanza di periferia, dove la gente si riuniva per discutere di politica e di quello che stava accadendo. Erano in piedi e quindi era il Parlamento in piedi, ma erano in piedi perché non c'era da sedersi. E l'arrivo di un bianco in questa situazione ha immediatamente fatto cambiare tutto, ma nella mia chiacchierata con loro, intanto mi resi conto di quanti dettagli mi sfuggivano di quel paese e mi resi anche conto di quanta voglia questi avevano di parlare, di conoscere e di farsi sentire, di farsi conoscere come società civile.
Questo noi non lo facciamo quasi mai, e io credo che sia una delle caratteristiche dell'Africa, assieme a molte altre, ma questa è una caratteristica prettamente africana. L'ultima domanda è sul mal d'Africa, immagino tu ne soffra. Non ho scelto l'Africa io. A un certo punto è accaduto che mi chiamassero di più per l'Africa. Per 20 anni ho viaggiato quasi essenzialmente in Africa, anche se ho fatto molta America Latina e molto Medio Oriente, ma l'Africa mi ha abbastanza rapito, mi sono divertito, mi è piaciuto, l'Africa mi piace ancora, mi piacciono gli africani, mi piace pensare che esistano delle persone che sono in grado di vivere su questo pianeta in questo modo. Mi ricordo quasi 20 anni fa in Ruanda, c'era un'atmosfera di un cupo tremendo, c'erano cadaveri dappertutto. Io ero su una casa, su una di queste colline del territorio ruandese, e vedevo nella collina di fronte, non molto lontana, una lucetta blu, fosforescente, che lampeggiava. Mi incuriosì e qualche giorno dopo andai a vedere. Era una discoteca, in quel casino. E non era un oltraggio ai cadaveri, era la voglia di vivere straripante che usciva. Questa è l'Africa, e io credo che questa cosa, questo modo di stare su questo pianeta, che non è insensibile, a me fa bene, insomma.